Bene, vediamo un constraint un po' particolare che ci può essere d'aiuto per alcuni esempi. Noi lo applicheremo, ma non è detto che la sua applicazione poi sia utile, anzi, magari non c'è neanche bisogno di applicarlo, però c'è bisogno di mostrarlo molto molto velocemente. Abbiamo questa geometria che è molto basilare, che è la quale potrebbe ruotare in varie posizioni. Naturalmente, quando ruota in varie posizioni, noi se vogliamo lavorare con dei pivot con degli assi di riferimento, dobbiamo applicare diversi oggetti dummy, magari alle diverse punte che abbiamo in questo caso. Oppure potremmo utilizzare un animation pivot, il quale dal pannello Motion Transformation Assign Controller abbiamo Cat HD Pivot Transform. Questo constraint è abbastanza particolare ed è stato introdotto nella versione 2010 di 3ds Max, grazie difatti all'acquisizione della plugin Cat. Notiamo che così di default non abbiamo assolutamente niente di particolare, ma abbiamo la possibilità di andare nel sub-object e quindi di andare a poter controllare difatti il pivot di trasformazione. Difatti noi se andiamo in sub-object andiamo a posizionarlo alla base, per esempio. Attiviamo AutoKey, clicchiamo una chiave, ci spostiamo nel frame 10, togliamo la selezione al sub-object, applichiamo la rotazione, in questo caso, clicchiamo questa rotazione, vedrò che la rotazione sarà fatta di fatti in base alla posizione del mio animation pivot. Quindi io posso andare a applicarla lì, spostarmi un frame prima, sub-object, pivot, spostarla in un altro punto, cliccare l'enter le chiavi, spostarmi frame cui voglio applicare l'altra rotazione, esco dalla modalità sottoselezione e poter fare effettuare la seconda trasformazione. Così via anche per un altro asse, un altro point. Tiro tutte le chiavi, mi sposto un altro punto, esco dalla selezione e volendo lo posso ruotare come meglio. In questo modo ho la possibilità di animare, ora in questo caso scivola poiché le chiavi di vanno applicate, di trasformazione, di fine trasformazione vanno applicate. Ho la possibilità di effettuare varie tipologie, quindi animando il pivot senza aver bisogno di animare altri elementi. Questo può essere molto utile per applicare degli effetti particolari alla nostra autovettura. Bene, quindi una volta definito questo pivot animato, vediamo come poterlo applicare. Noi lo applichiamo, ma non è necessaria assolutamente la sua applicazione. Per applicarlo, volendo, si può nascondere un attimo tutte le geometrie. E la prima cosa che facciamo, innanzitutto, è collegare il nostro drifting wheel, lo colleghiamo con il pivot del nostro axis. Volendo, potremo anche, noi andiamo a spostarlo, però andiamo a spostare tutto. Quindi lo lasciamo dov'è, ma after pivot align in base all'asse. Ok. In questo modo, quando andiamo a ruotare, questo asse sarà ripreso da questa posizione qua e quindi avremo la possibilità di avere un controllo maggiore anche con l'asse centrale, come se avessimo un asse di rotazione di trasmissione centrale, cosa che in questo caso non abbiamo. Volendo possiamo riapplicarlo, reset xform e Vertu editable spline per sicurezza. Naturalmente andiamo a applicare questo effetto tramite cut pivot subdivision. Ok, lo potremo applicare qua, lo applichiamo, ma possiamo anche non utilizzarlo. In questo modo, essendo qui, volendo uno poi potrebbe spostarlo in alcuni punti per simulare degli effetti appunto particolari di rotazione. Bene, a questo punto vediamo come poter impostare il nostro controller per ruotare naturalmente le ruote anteriori. C'è da fare un piccolo passo indietro, cioè quello di andare a diselezionare il nostro body, le nostre geometrie. Notiamo che se io adesso vado a ruotare
il mio steering wheel ruota anche l'intero asse, ma se ruoto il mio drifting, il mio asse centrale rimane fisso. In realtà andiamo a collegare il mio asse centrale posteriore anteriore con il drifting, in modo tale che quando vado a ruotare il drifting, in automatico ruota il tutto. Ok. Naturalmente dobbiamo anche caso questo invece lo colleghiamo, lasciamo un attimo libero e adesso andiamo a crearci il controller per la ruota. Il controller per la ruota verrà creato da questi point anteriori, quindi attiviamo il layer degli helper e andiamo a duplicarli velocemente. Quindi per duplicarli velocemente CTRL V si ha la possibilità di fare la copia, il clone, modalità come copia, e lo chiamiamo steering wheel front right. Controlliamo, lo cloniamo, arriviamo al nome wheel, volendo possiamo crearlo senza la crocs e volendo un pochino più piccolo. Copiamo questo nome. Prima cosa da fare è sicuramente togliere il link, quindi togliamo il link a sua disposizione. Stessa cosa in questo caso, CTRL V, segniamo lo stesso nome però left, e le stesse proprietà, quindi via la croce, dimensioni 10 e anzi via il box, la croce, dimensioni 10, lasciamo solo il box e in questo caso togliamo il link. A questo punto dobbiamo assegnare un controller, un constraint per l'orientation, quindi selezioniamo animation, constraint, orientation constraint e selezioniamo la nostra shape. Stessa cosa per un altro controller. A questo punto, se io vado a ruotare il mio controller, vedo che ruoteranno anche i miei helper. Come faccio adesso a collegare la mia ruota con il mio controller? A quale controller mi dovrò appoggiare? Mi appoggerò tranquillamente al mio position, che abbiamo in questo caso qui del tire della mia gomma, lo colleghiamo all'helper. Il mio helper lo colleghiamo agli assi. In questo modo, quando io ruoterò lo steering, ruoterà anche la ruota, sarà indipendente, e quando ruoterò il mio drifting, quindi possiamo verificare andando a attivare la geometria tutto. Consiglio di selezionare intere forme, shape, Alt tasto destro, Freeze Transformation, Yes. In questo modo abbiamo la trasformazione di tutte le nostre forme, possiamo muoverle e poi dopo riposizionarle nella posizione come vogliamo, sempre con Alt tasto destro, Transform to Zero. In questo modo risettiamo un po' la forma. Per verificare se il nostro rig per ora è a buon fine, è andato bene, possiamo selezionare la nostra root e con il comando Scale, se si scala l'intera macchina, gli interi elementi, vediamo che tutto funziona. Quindi per adesso siamo arrivati a un buon punto e già potremmo iniziare ad animare il nostro elemento. A questo punto dobbiamo andare a fare un piccolo passaggio in più, che è quello di andare a bloccare le varie trasformazioni, poiché vi ho detto che per esempio per il nostro controller che abbiamo qua su in cima, il nostro dolly, vi ho detto che la Z l'abbiamo bloccata tramite il nostro
Ok, è saltato poiché abbiamo, ecco, difatti, avendo ripostato 0, quindi andiamo a ripostare il nostro float limit, abbiamo ripostato 30 e meno 30. Stessa cosa. Meno 30. Zero, zero. Ok. In questo caso non abbiamo nessun effetto. Notiamo che abbiamo perso anche l'effetto del dolly. Quindi andiamo a ripostare il dolly. Y parameters. Summation position value position x int x e avendo la selezione di tutti rotation x era per y 1000 verifichiamo ok. Summation position y limit transformation rotation x 1000 avevamo anche il meno. Andiamo a verificare. Ok. Una volta che abbiamo impostato quindi tutti questi valori, possiamo andare a impostare naturalmente dal pannello delle gerarchie, link info, possiamo disattivare vari elementi, come ad esempio la scalatura. La scalatura di questi elementi qua non ci interessa, quindi e anche la rotazione. Quello che ci interessa è il movimento, possiamo bloccare il movimento tramite la Z, così siamo sicuri che non vi sarà nessun movimento per l'asse delle Z, ma solo per le asse X e Y. Per il nostro controller del boundary, stessa questione per lo scale e anche per le altre trasformazioni. Poiché esso è collegato al nostro drifting e quindi si muoverà ampiamente, non c'è bisogno assolutamente di effettuare alcune modifiche su di esso. Volendo, si potrebbe utilizzare un altro sistema che è quello delle proprietà dell'oggetto, andando a togliere il show frozen gray. E magari può essere utile andarlo a bloccare, quindi a frizzare, freeze selection, però notiamo sempre che sarà sempre attivo, ma non sarà la possibilità di selezionarlo. Questo è molto comodo. Altri elementi che andremo a toccare sono sicuramente il drifting, del quale abbiamo bisogno della rotazione dell'asse delle Z, ma non della scalatura, non dei movimenti. Quindi blocchiamo tutto tranne l'asse delle Z. In questo modo vediamo che possiamo ruotarlo, ma che non possiamo ruotarlo per gli altri assi. Stessa cosa per il nostro controller steering. Vediamo all'origine, centro. Difatti esso ha una rotazione qui, ma in realtà dovrebbe avere il controller qua giù. Quindi andiamo a impostarli anche. A risistemare velocemente il suo pivot. Ok, vediamo che il pivot è nella posizione giusta. Perfetto. E anch'esso link info scale non sarà abilitata, move neanche, ma sarà libera soltanto la rotazione per le Z. Ok. Per il nostro controllo degli assi, quindi anche in questo caso la scala non l'abilitiamo, ma possiamo lasciare libera le altre trasformazioni. Stessa cosa per quest'altro asse e anche per i controlli delle gomme.
controlli della sospensione, anch'essi, senza la possibilità di essere scalati. Volendo potremmo dare soltanto una direzione, ma questa la andremo a bloccare in un altro modo. E i controlli delle ruote invece avrà soltanto la rotazione dell'asse X, quindi sicuramente la scalatura non ne ha bisogno, neanche del movimento, e blocchiamo le altre in modo tale da poter avere soltanto l'asse delle X. Anche per l'altra parte. E siamo abbastanza a posto. Mentre per la nostra route generale possiamo invece che stare a applicare vari elementi, potremmo addirittura applicare un attributo holder senza applicare nessun parametro, in modo tale da averla abbastanza libera, però lo vedremo prossimamente. A questo punto andiamo a crearci il controller limite per invece le nostre sospensioni che sono state lasciate libere. Allora, c'è da dire una cosa sulle nostre sospensioni e sul pivot point che andremo a utilizzare. Naturalmente una macchina ha gli ammortizzatori e quindi può andare sia in basso che in alto. Naturalmente possiamo dare anche un certo limite che di sicuro andremo ad applicare per questa operazione. Questa operazione non sarà mai oltre un certo limite che è il cerchione o comunque un pochino più sopra. Abbiamo visto come possiamo utilizzare il pivot point con diverse tipologie, come ad esempio il parent o il local. Notiamo che in questo caso local e parent sono praticamente identiche. Utilizziamo il parent per questa tipologia qua e andiamo a bloccare quindi tutte le direzioni che sono riguardanti x, y, lasciando soltanto la z e la scalatura e tutto quanto quello che riguarda le rotazioni. Difatti in questo caso possiamo muovere soltanto in una direzione. Infatti, vediamo che non possiamo muovere in altre, ma soltanto in una. Stessa cosa non possiamo ruotarlo e questo ci va bene. Per applicare il limite utilizzeremo il constraint float limit da position e in questo caso lo applicheremo sull'asse infatti delle z. Non diamo nessun limite di up, ma diamo un limite invece di down. Questo limite di down può essere dato in base, andiamo in versione laterale, a quanto vogliamo far scendere la nostra ruota. Se al limite proprio dello zero con il cerchione o se un pochino più in alto. Vediamo che cosa succede se noi andiamo a dare un valore tipo di meno 10. Vediamo che il limite è fin troppo largo, quindi possiamo dare 5. In questo caso 5 ci può andare bene perché ci consente di avere un po' della gomma che si va a appiattire e un po' del nostro. Potevamo dare 8, per esempio. Vediamo che 8 era proprio il limite del cerchione stesso, però 5 in questo caso è un valore che ci può star bene. Naturalmente possiamo dare anche un valore di up se proprio volessimo dare un minimo di valore in più per poterla spostare verso l'alto. Potrebbe dare 1 e 1, vediamo che è proprio un limite abbastanza alto, però per adesso noi lasciamo comunque un valore pari a 0 per il momento. Vado a fare questa stessa operazione anche sugli altri controller. Se voglio riportarle a trasformazione to 0, selezione, tasto destro, trasform to 0, per essere sicuro che ritornino nella posizione iniziale.